Buongiorno ragazze e buon giovedì. Io mi sono svegliata da poco, ho già fatto colazione. Oggi sarà una grande, bella, lunga giornata. Ho due editing video da fare, un incontro di lavoro, poi dovrei allenarmi, poi dovrei tornare qui, ho altre cose da fare. Chissà se riuscirò a fare tutto. Sono anche abbastanza stanca e molto presto stamattina, mi sono svegliata veramente prestissimo. Teniamo le dita incrociate che riesco a fare tutto. Sto aspettando un pacco che mi arrivi da ASOS. La consegna era prevista per stamattina. Ho ordinato un paio di stivali che volevo mettere domani, perché domani ho un impegno di lavoro e i miei stivali di Public Desire, chi segue i vlog già lo saprà. Avevo degli stivali di Public Desire che però sono praticamente rotti, per cui ne avevo ordinato un paio da ASOS uguali. E era prevista la consegna per oggi, ma non credo che arrivino più. Fra l'altro era prevista anche la consegna di un pacco da Mulac, ma anche quello non è arrivato, quindi non lo so oggi cosa sia successo. Sicuramente nel periodo, insomma, immediatamente precedente a quello delle feste, insomma, i pacchi non arrivano, ci sono sempre ritardi. Finalmente è arrivato il pacco di ASOS. In realtà mia madre l'ha trovato sulle scale, probabilmente l'hanno dato a mio padre, oppure non lo so, perché io sono stata qui ad aspettarlo fino alle 18 e non era arrivato. Non lo so quindi com'è. Comunque è arrivato finalmente con gli stivali. Ok, ho appena scoperto che sono di velluto, cioè io pensavo che fossero di camoscia, ero quasi sicura, cioè no, quasi, ero sicurissima di averli presi in finto camoscio, insomma, invece sono di velluto. Ok, la differenza non è che sia così evidente, però questi è come se fossero più luminosi. Quindi non sono al 100% convinta. Però li misuro e vediamo almeno se sono comodi. Però ci sono rimasta perché non ricordavo assolutamente che fossero di velluto. Ok, ragazze, le ho misurati, però non vanno, cioè no, perché sono troppo larghe alla gamba. Guardate quanto sono larghi. Cioè, se già adesso sono così, non oso immaginare. Ho un problema nel senso che tutti questi stivali dopo un po' mi cadono. E questi sono larghissimi alla gamba. Sono carini, il tacco è giusto, il numero è giusto, però no. No. Poi durante il Black Friday ho ordinato questi due cappotti. Questo, che è di questo bel color cammello, chiaro, con questa bottonatura così, la finta pelliccia. È molto carino, modello così skater. Sempre, l'ho preso sempre su ASOS. Questo invece è nero, modello skater, con la cintura in vita, modello skater intendo che sono un po' così, no? Con la gonna più larga sotto. E poi, insomma, è così molto molto, questo è morbidissimo, col collo un po' così oversize. È veramente carino. Questo è nero e questo invece è di un bel color cammello con il collo in finta pelliccia, tutti e due da ASOS. Però visto che non ho fatto ancora il video haul, perché ovviamente ragazze fare i vlog giornalieri e altri video, insomma, è difficile, nel senso che io sono solo una, quindi non sono riuscita ancora a filmare l'haul, però appunto ve li faccio vedere, visto che tutti i giorni vi faccio vedere, insomma, o cosa acquisto, cosa faccio, insomma, ho detto li faccio vedere almeno in un vlog. Così mi fanno sapere cosa ne pensano, se dovrei tenerli o se dovrei, insomma, mandarli indietro. Ragazzi, io sono stanchissima e sto per andare a dormire, così si conclude un altro daily vlog. Mi dispiace se questo vlog è stato un po' noioso perché ho avuto tantissime cose da fare, quindi sia quando sono per ore all'editing o quando esco per lavoro non mi sembra, cioè, interessante che io abbia la fotocamera o men che meno quando sono con qualche cliente a dire no, adesso mi metto a filmare invece di stare con te, cioè. Quindi quando sono a casa magari è un po' più interessante perché posso filmare di più. Domani sarà molto più interessante. Io vi auguro una dolce notte ragazze e noi ci vediamo domani. Buongiorno ragazze e buon venerdì. Mi sono appena accorta che stamattina ho filmato il buongiorno ma non c'è più nelle clip. Probabilmente non avevo premuto rec. Non si era salvato il file, comunque questo è un buongiorno che filmo dopo, nel senso dopo essermi già truccata, però insomma volevo darvi il buongiorno. Adesso vi faccio vedere alcuni pacchi che mi sono arrivati. Mi sono arrivati due pacchi da Mulac con le novità, la Womaly e le ciglia finte. Adesso vi faccio vedere, ho l'affanno perché sto correndo perché oggi devo andare a Napoli per un colloquio, per una cosa, insomma, un colloquio, un incontro, insomma, per una cosa che sarà molto carina e la vedrete molto molto presto. Adesso vi faccio vedere i pacchi che mi sono arrivati. Allora ragazzi, è appena arrivata la Womaly di Mulac insieme alle loro ciglia finte, sempre di Mulac con la colla. Adesso vi faccio vedere i rossetti della Womaly, anche se penso che li abbiate visti ormai ovunque, semplicemente perché a me sono arrivati molto in ritardo rispetto, insomma, alle altre.
Penso per un problema del corriere. Allora, ci sono tutti questi rossetti e anche il packaging esterno mi piace molto, che in realtà non è un rosa Barbie, è un rosa malva cipria scuro. Insomma, non so descriverlo, comunque non è un rosa Barbie. E poi abbiamo le ciglia finte che sono molto molto intense, diciamo, con un effetto appariscente, anche se le devo vedere ovviamente indossate. Sì, sono tutte quante molto molto appariscenti, sicuramente renderanno lo sguardo molto intenso, secondo me sono perfette per queste festività, nelle festività natalizie o Capodanno. Ah, cerbiatta anche potrebbe piacermi perché mi piace questa tipologia. Poi mia mamma mi diceva oggi, stamattina, che io avevo detto che le Girl Next Door erano quelle più. Cioè, avevo detto che queste qui erano quelle più portabili. Lei mi ha detto: ma secondo me sono anche più corte delle tue, quindi non avrebbe molto senso. In realtà ha ragione. Quindi forse per me vedrei forse le cerbiatta, probabilmente. E il Girl Next Door e anche queste. Poi vedremo, le vedremo indossate. E poi c'è la colla. Questa è la colla adesiva per ciglia finte. Comincio a farvi degli swatch. Sulla sinistra Mai Più Tua e poi Sex Trainer, sono molto opachi come vedete, infatti secondo me per il freddo mi risultava anche un pochino più difficile stenderli, e questo l'ho notato su tutti i rossetti molto opachi, cioè con tutti i rossetti molto opachi l'inverno è un pochino più difficile, autunno-inverno è un pochino più difficile stenderli, però mi piace molto questo effetto. Poi procedendo ancora abbiamo Wilf e poi Bambola, poi procedendo ancora abbiamo My Rent Boy e Womanly. E l'ultimo colore è Female Forever. Allora, eccoli tutti con la luce naturale. Ovviamente avrei potuto ripassare più volte i primi, ma ho fatto una sola passata. Perché ovviamente quando me li porta il corriere sono tipo sempre congelati. Però alcuni risultavano già dalla prima passata più cremosi, per dire, più morbidi. Sappiate che comunque i colori cambiano anche a seconda della pigmentazione delle labbra. Le mie sono praticamente anemiche, per cui tutti i colori sono realmente come sono nello stick. Mentre invece se avete le labbra molto scure o già rosate o pigmentate, ovviamente cambiano soprattutto questi colori chiari. Comunque queste sono le tonalità che io indosso di più generalmente. E ce ne sono alcune che già mi piacciono, ma fatemi sapere quali vi piacciono di più. Io oggi ne sceglierò uno, ovviamente, per indossarlo e per testarlo tutto il giorno. Allora, ragazzi, devo andare a Napoli con il pullman, però mio padre ha visto il tempo che è veramente pessimo. Mi ha chiamato a sorpresa, ha detto no, ti accompagno io perché il tempo è pessimo. E ho messo Wilf, spero si pronunci così, sulle labbra di Mulac, che è un bellissimo nude sul marroncino, abbastanza scuro. Li trovo molto simili ai Mega Matte di Urban Decay, cioè super matte, molto più matte rispetto ai loro rossetti tradizionali. Il risultato è quasi cipriato, super opaco, quindi se vi piace questo effetto vi piaceranno questi rossetti. Fatemi sapere cosa pensate appunto di Wilf, ho fatto questo trucco molto naturale. E niente ragazzi, adesso io finisco di chiudere la valigia e di portare le cose che devo portare dietro, perché dopo vado ovviamente da Gennaro, quindi vado sempre con la valigia in giro. E ci aggiorniamo dopo. Allora ragazze, io sono arrivata, delle grandi emozioni veramente, perché non avevo ancora visto la nuova sede della mia accademia, Liliana Paduano. Io mi sono appunto diplomata qui. A gennaio ci sarà una bella cosa veramente insieme e ci sarà un evento qui, ma ve ne parlerò fra poco. Adesso vi faccio vedere la nuova sede della mia accademia di trucco, quella che ho frequentato anch'io, che è molto più grande rispetto a quando andavo io, quella era la vecchia sede. Adesso entriamo e la scopriamo insieme. Allora, ecco Carlo, se vuoi presentarti. Ciao ragazze, volevo presentarvi quello che è il nostro progetto di Accademia Trucco, che è un corso richiestissimo. Quest'anno abbiamo esaurito tutti i posti, abbiamo ragazze da ogni parte d'Italia, perché è un'accademia completissima. Facciamo tutti i tipi di corso completo con tutti i tipi di make-up, dal correttivo, fotografico, moda, sposa, televisivo, cinematografico, veramente sono 2 anni completissimi. Soprattutto facciamo tantissima pratica su set televisivi, moda, cinematografici. Abbiamo mandato adesso le ragazze sul set di Gomorra, abbiamo fatto sia la seconda serie, la terza serie, adesso faremo anche la quarta serie. E quindi sono esperienze importanti dove si ha la possibilità di verificare sul campo quelli che sono tutti i problemi del set, arrivare in tempo, preparare la possibilità. Avere poco tempo, sì, infatti, lì è tutto veloce, anche quando siamo andati Sapere noi. il primo ad arrivare sul set Confermo. cinematografico, non può fare tardi, se no ritarda tutta la produzione, che a volte per ogni giornata sono 150 persone e quindi slitta tutto.
Poi siamo sempre presenti in tantissimi contesti moda, facciamo più di 28 sfilate all'anno, settimane della moda di Parigi, Monte Carlo, Milano, la PTV, PTDOM, PTIntimo, insomma siamo veramente presenti in tantissime sfilate e sono le allieve che vanno a fare queste esperienze, cioè vanno su un vero backstage, quindi si confrontano con la modella, vedono una modella che magari c'ha un pochino di acne, una modella di colore, la modella indiana, la modella cinese. E adesso vi facciamo fare un vero e proprio tour dell'Accademia. Questo è tutto il nostro corridoio, questo era un ex dogana merci delle ferrovie, un capannone che abbiamo interamente ristrutturato e riadattato con tutte le più moderne tecnologie. All'interno abbiamo il bar, ristorante, il negozio, abbiamo l'unico dei quattro franchising in Italia, Inglot, quindi sì, una cosa molto esclusiva, e tutti i prodotti Inglot sono all'interno dei kit dell'Accademia. E possono essere anche acquistati, fra l'altro, ovviamente dalle persone che... con lo sconto professionisti del 45%, ah, quindi perfetto. I nostri allievi hanno questo grossissimo vantaggio di acquistare i prodotti della Inglot, ma anche i prodotti della nostra linea, perché abbiamo... Lilia Cosmetics, che c'era anche quando c'ero io. È l'azienda di biocosmesi funzionali, utilizziamo tutti i prodotti naturali. Alcune maschere sono addirittura commestibili, maschere alla frutta che possiamo anche mangiare perché sono naturali al 100% e biologiche. E qui abbiamo il nostro make up store e anche tutto lo store della nostra linea di unghie, Lilia Nails. Abbiamo il nostro e-commerce, liliashop.it, dove praticamente è possibile registrarsi, chi è professionista c'ha lo sconto, e praticamente puoi comprare tutti i prodotti che sono nel negozio, quindi da tutti i prodotti della Inglot, i prodotti dei cosmetici, delle unghie. Questa è l'Accademia Unghie. E invece in questa aula, attesa, l'attesa è finita, ci sarà un evento il 12 gennaio dalle 16.30 alle 19.30. Appunto ci sarà questo evento con me e ci incontreremo qui appunto nell'Accademia Liliana Paduano, poi vi scrivo tutte le informazioni, l'indirizzo, a parte il fatto che è proprio nella stazione di Napoli, quindi non è che è difficile da raggiungere per niente. È molto semplice, siamo proprio nello stazionamento degli autobus, quindi nel parcheggio della stazione centrale, facilmente raggiungibile con 3 metri metana, circonvesuviana. Abbiamo anche il parcheggio interno, quindi per chi vuole venire con macchina o motorino può anche venire con la macchina o con il motorino e parcheggiare proprio dentro alla scuola. Noi presentiamo l'anno accademico, abbiamo un corso che parte l'8 gennaio di cui abbiamo gli ultimissimi posti, quindi per chi non ci conosce già, avesse già deciso, consiglio di venire entro dicembre per prenotare il corso che inizia l'8 gennaio. Sì, poi lascio tutte le informazioni io, se vuoi dire anche il numero che possono chiamare. Possono chiamare lo 081 554 3019. Quindi ci sarà questo evento e lo faremo in quest'aula che diventa praticamente enorme, proprio un'aula magna. Faremo questo evento, potremo incontrarci, fare le foto, insomma conoscerete l'Accademia, anche perché una delle domande che mi viene fatta più spesso in assoluto è: quale scuola hai frequentato, quale scuola posso frequentare, qual è secondo te una delle scuole migliori in Campania, ma non solo quelle che rilasciano un attestato, perché sappiate che non tutte rilasciano l'attestato che è valido a livello europeo. Tutte quante potete venire il 12, che è un venerdì 12 gennaio, dalle 16.30 alle 19.30, vi aspetto qui e trovate tutti i dettagli nel box informazioni di questo evento. Questa è l'aula trucco. Sì. Il make-up. Sì, ricordo bene queste emozioni qui. Solo che è molto più grande questa rispetto a quando venivo io. Questa è un'altra aula trucco, sempre immense. Quante postazioni ci sono qui? 12. 12 postazioni. All'interno della scuola c'è anche un centro estetico in cui si fanno i trattamenti. Adesso sentiamo, vi faccio vedere. Ciao. 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 Se mi spiegate un po' i trattamenti che fate? Sì, siamo all'interno della scuola, ci sono due cabine estetiche in cui vengono effettuati sia trattamenti al viso che al corpo, di qualsiasi tipo, con l'aggiunta e l'ausilio di macchinari all'avanguardia come Storz Medical, Endosphere e laser a diodo, quindi macchinari di ultima generazione, e la classica pressoterapia che ci serve come aiuto soprattutto per trattamenti corpo quando si va a trattare il problema che affligge tutte le donne. La cellulite, anch'io. Naturalmente è un'estetica avanzata con soprattutto una linea bio,
e vegana. Oltre ai trattamenti viso e corpo e l'estetica di base, ci occupiamo con la nostra tecnica Vise & Cil dell'estensione delle ciglia. Abbiamo anche la possibilità di effettuare trattamenti di dermopigmentazione e microblading. Ragazzi, sono troppo contenta dell'incontro che ci sarà il 12 nella mia accademia, nell'accademia che ho frequentato anch'io, Liliana Paduano. Come vi ho detto, lì ero molto emozionata, ci sarà dalle 16.30 alle 19.30, troverete tutte le info nel box informazioni, ma sottodato ovviamente vi farò un video in cui vi do di nuovo i dettagli. Allora, volevo aggiornarvi sulla situazione WILF, messo sulle labbra stamattina alle ore 11, anche prima, adesso sono quasi le 8 ed è andato via al centro delle labbra, ovviamente un pochino secco, ma direi perfetto perché ho mangiato, bevuto, non mi sono guardata a me lo specchio, infatti non ho manco più il trucco sul naso perché oggi piovevo, ho preso tutta l'acqua del mondo addosso, non l'ho mai più ritoccato, e il fatto che è così secco lo fa tenere tantissimo. Per non essere una tinta labbra o un rossetto liquido, ma un semplice rossetto, la durata è fantastica, ovviamente un rossetto secco sulle labbra, quindi se non avete le labbra molto idratate non fa per voi, però se cercate una buona durata, un effetto super opaco, è fantastico. Guardate con chi sono a cena, con Sissi, Sissi Tranchese Creazioni. Invece c'è Gennaro che fa il cretino, vabbè, fa dei versi molto strani. E Sissi mi ha portato stasera gli orecchini che sta indossando lei oggi, me li vedrete nella Instagram stories di stasera. Allora, stasera mangio una pizza che è senza glutine, che ha la mozzarella senza lattosio, quindi Gennaro la chiama pizza senza, perché senza glutine e senza lattosio. Ah, i pomodorini, una pizza senza pizza, i pomodorini e il tonno. Questa è la pizza di Gennaro, raga, solo per Gennaro. Noi siamo tornati a casa, buonanotte ragazze.